Ma salve, come andiamo? Tutto bene? Allora, come sta andando questa quarantena? Vi state divertendo? No? Per niente? Vi state rompendo i coglioni? Benissimo, pure io. Mi sono seriamente rotto il cazzo di stare chiuso in casa. Ho avuto giusto l'occasione di prendermi l'attrezzatura dallo studio e montarlo dentro camera mia. In questo momento sono in cameretta. Ho fatto di tutto in questi giorni. Ho letto fumetti, ho giocato ai giochi di Pokémon, mi sono anche scaricato TikTok e ho tenuto sotto controllo il mio canale, no? Perché sai, qualcosa di produttivo devi pur farlo in questi giorni. E attenzione, ho scoperto che uno dei miei video ha quasi 25.000 visual. Stiamo parlando della top 5 dei personaggi più inquietanti di Five Nights at Freddy's. Ed era più o meno il periodo in cui sul mio canale portavo praticamente solo quello, perché ero un fan di quel gioco, a tal punto che ho anche la pop. E c'è un sacco di gente che tuttora quel video lo guarda, quindi ho fatto una cosa. Ho deciso di leggermi tutti i commenti e provare una volta per tutte a decretare chi è questo animatronics più inquietante del gioco. Proviamo a lasciare che sia il popolo a decidere. Quindi leggiamoci qualche commento e proviamo a capire insieme, facendoci anche due risate, perché ce ne sono alcuni bellissimi, qual è effettivamente l'animatronics più inquietante. Prima però sono veramente contentissimo perché per la prima volta non ci sono commenti di scritto ricambi, veramente mi viene quasi da piangere. Tanto c'è un girone all'inferno anche per voi, non credete. Ma cazzate a parte, c'è un sacco di gente che ha fatto effettivamente una lista dei suoi animatronics. Ad esempio, questa bambina, Carola Fantasy, ha fatto letteralmente una lista di 10 animatronics, neanche 5, 10! E alla fine della lista, che è veramente lunga, mi ha anche ringraziato che ho letto. Cara Carola, sappi che se stai guardando questo video, il tuo commento l'ho letto. È tipo uno dei miei commenti preferiti perché c'è proprio tutto nel... Quindi... Grazie. Poi c'è anche chi si è incazzato veramente tanto con quello che ho detto io nel video. Ad esempio, Chiara RF dice: fan bagno Nightmare BB, anche BB normale. Ma che cazzo è BB? Sono davvero così vecchio che non ricordo un cazzo, aiuto. Poi c'è anche chi ha fatto una campagna politica dietro a questa cosa, ma neanche Trump o Putin, cioè in realtà Putin neanche, perché vince sempre le elezioni, quindi la campagna serve un cazzo. Però c'è chi veramente ha fatto delle campagne politiche. Ad esempio Sunflower dice: ridillo che Withered Bonnie è scarso, che altrimenti metto disillilike. E dopo riscrive: mi piace Withered Bonnie, like a chi piace. Numero di like, zero. Poi c'è anche chi invece ha voluto adottare il metodo Stanislavski, immedesimandosi nei personaggi e rispondendomi in dei modi che mi hanno poi inquietato, no? Ad esempio, Spring Bonnie dice: mi hai messo nella tua lista, grazie, non dirmi che assomiglio a Toy Bonnie, io sono Spring Bonnie, punto! Ho paura. E poi, anche se in ritardo di 2 anni, Mello, che dice: grande zio, stai andando veramente forte, salutami in un video. Caro Mello, a distanza di 2 anni, io ti saluto. In realtà ci sono un sacco di commenti dove ognuno dice la sua, e sono tutti commenti discordanti fra di loro, ma ce n'è uno che in un modo o nell'altro trova la risposta finale al dilemma, ed è Arikatsihir, che dice: beh, per me i personaggi più inquietanti sono nessuno, a me piacciono tutti, proprio per la loro costruzione, per renderli sia adatti ai bambini che mettere inquietudine la notte. E ha ragione, cazzo, è vero in realtà, perché non si può effettivamente decretare qual è l'animatronics più inquietante, perché ogni persona reagisce in modo diverso. Avete capito dove voglio andare a parlare con questo video? Così come gli animatronics di Five Nights at Freddy's generavano, perché ormai non ci gioca più nessuno, delle emozioni diverse da persona a persona, anche i video dovrebbero puntare a questo. Ed è per questo motivo che io preferisco pubblicare dei video con calma, studiarmeli, eccetera, perché voglio che ogni video sia strutturato in un modo particolare, in modo personale, che lasci delle emozioni diverse ogni volta. Questo video, oltre che per farsi due risate e provare in un modo molto molto grande a trovare una conclusione a questo dilemma degli animatronics, è anche un po' un messaggio per tante altre persone che come me caricano video. Il trucco, in realtà, per rendere un video bello è che sia studiato e che sia diverso da un altro. Devono essere video memorabili, che ti lasciano qualcosa quando li guardi, perché altrimenti ci riduciamo davvero tutti a fare i TikTok. E io per esperienza ormai lo posso dire, è così. Questo video ha lasciato tanto, a quanto pare, alle persone, e continua a lasciare un sacco di roba e tuttora. E vedere queste cose in un certo senso
delle volte mi fa anche ridere su certi aspetti, per alcuni commenti, ma mi lasciano anche un senso di gioia dentro. E questo senso di gioia, la gioia di vedere che delle persone hanno assimilato, non ingurgitato così, proprio assimilato quello che tu hai detto, è una cosa molto bella. E molti YouTubers dovrebbero puntare a questo, a lasciare qualcosa nei loro video. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Buona quarantena a tutti. E detto questo, con un buff, vi saluto.